Non per provocare commozione, ma per dare ancora più forza a quello che stiamo facendo. Perché un caregiver è un caregiver per sempre. Perché chi vive la disabilità come la viviamo noi, la non autosufficienza, le malattie rare, cambia il modo di pensare, cambia il modo di vedere le cose, cambia le prospettive. E a noi siamo qua perché loro devono cambiare le prospettive, perché devono finire di romperci i coglioni che non capiscono che cosa significa. Se noi domani mattina scendiamo in sciopero, tutti i caregiver, crolla l'Italia, non la Regione Lombardia, crolla l'Italia. Ok? E lo faremo questa cosa. La prossima cosa che organizziamo, facciamo lo sciopero dei caregiver in tutta la Lombardia. Non lo faccio io perché sono esausto da questa giornata, lo farà qualcun altro, però do la parola a Luigi e se vogliono dire una cosa anche loro. Grazie Luigi. Buongiorno. Maurizio, se fosse vivo oggi e dovesse mancare fra un po', sarebbe uno di quelli che fa posto a qualcun altro ed è una cosa aberrante. Noi siamo qua sotto un palazzo, sotto il palazzo di una regione il cui presidente tempo fa dichiarò hanno portato a votare persino i disabili, come se fossero non cittadini di serie B, cittadini di serie C, di serie D. Facciamo attenzione, forse esagero, però a me questa cosa fa molto paura, il fatto di mettere poveri contro poveri, necessità contro necessità. È successo già negli anni 20, negli anni 30 sappiamo che cosa ha portato, pensare la disabilità come un costo per la società e per le persone per bene. Non vorrei un domani sentirmi dire, sapete quanti soldi potremmo dare a delle giovani coppie lombarde per comprarsi una casa se non dessimo i contributi alle famiglie con dei ragazzi con disabilità. Questa cosa qua a me fa veramente paura e quindi ringrazio tutti i sindaci, i consiglieri comunali, voi, i ragazzi per i cartelli, per la presenza che deve esserci sempre e dovrà esserci sempre di più. Grazie. Io volevo dire soltanto una cosa, mio figlio Mirko a 15 anni ci ha lasciato al 16 di novembre di quest'anno. Mirko ci ha lasciato e ci sta guardando da lassù il 16 di novembre del 2023 e avrebbe fatto solo una cosa in questo momento, avrebbe sorriso e aspettato la musica e il balletto perché è quello che adorava e che adorava fare. E avrebbe anche fatto una faccia brutta e questo movimento a solo nominare la parola taglio sulla disabilità. Questo è quello che riusciva a fare solo con i movimenti perché non aveva il dono della parola ma si faceva capire benissimo. Grazie a tutti, grazie.